una campagna elettorale tesa, ha ragione Gianluca Gallo, ma io aggiungo una campagna elettorale la nostra corretta, trasparente e coerente, perché la nostra è stata anche un momento di aggregazione, tanti sorrisi, tante strette di mano, ma soprattutto abbiamo ascoltato la gente, abbiamo ascoltato le loro difficoltà, le loro problematiche cercando di farle nostre, perché in un momento come questo, particolarmente difficile, noi siamo fiduciosi per il nostro futuro, perché siamo soprattutto orgogliosi del nostro passato. Onorevole Talarico, l'amministrazione uscente è orgogliosa di quanto è stato fatto e soprattutto coadiuvata anche dalle forze di opposizione in Consiglio Comunale che oggi fanno parte di questa coalizione, ha tutte le carte in regola per amministrare la nostra città. In un ambiente, in un momento in cui la politica dei tagli che ha caratterizzato e ha riguardato non soltanto e soprattutto gli enti locali ma anche l'ente regionale, lei ne prova, è assolutamente difficile. Questo gruppo e questo candidato a sindaco si propongono di amministrare la città anche nei prossimi anni. La parola a lei, onorevole Talarico. Grazie, per me è un grande piacere concludere la campagna elettorale qui a Cassano, questa lunga campagna elettorale, vicino al mio amico Gianluca Gallo, il mio collega col quale abbiamo da tantissimi anni, dai tempi del Movimento Giovanile, uno straordinario rapporto che abbiamo cementificato ancora di più in questa esperienza di colleghi in consiglio regionale. Stiamo lavorando per cercare di dare a questa nostra regione, che ricordo abbiamo ereditato allo sfascio, perché delle cose le dobbiamo dire, nel momento in quale siamo arrivati, ci siamo rimboccato le maniche, stiamo lavorando in grande sinergia, affrontando le grandi questioni e le grandi problematiche della nostra regione. E non è un caso, lo diceva bene prima Gianluca, che sia venuto il presidente della giunta Scopelliti qui all'inizio della campagna elettorale, oggi la conclude il presidente del consiglio, perché l'obiettivo di questa nostra visita non è solo quello di sostenere l'amico Mimmo Lione in questa battaglia, l'amico Gianluca Gallo, tutta la squadra, tutta la lista, tutte le liste che si sono raccolte rispetto a questo obiettivo, ma l'obiettivo è essere presenti soprattutto il giorno dopo, perché questo deve essere il nostro impegno, deve essere un impegno di costruire cose concrete per questo nostro territorio, che è un territorio, questo di Cassano, strategico, fondamentale per lo sviluppo del turismo, per lo sviluppo dell'agricoltura, per lo sviluppo delle infrastrutture, per riuscire a dare delle cose concrete per creare sviluppo, posti di lavoro. Noi abbiamo la straordinaria opportunità dei fondi comunitari che devono essere spesi bene, devono essere spesi per valorizzare le tante eccellenze che abbiamo in questa regione. Ecco perché noi siamo qui, per sostenere questa battaglia, ed è un'occasione storica soprattutto per voi cittadini, perché scegliere un buon sindaco e dare la continuità amministrativa a questa esperienza di governo è un investimento per il vostro futuro. Perché io lo dico soprattutto agli indecisi, a coloro che magari a quelli che fanno parte della squadra, io parlo soprattutto agli indecisi, a coloro che ancora hanno qualche dubbio. Bisogna scegliere la continuità, il buon governo, bisogna scegliere un'amministrazione che il giorno dopo riesce ad avere quella continuità amministrativa con la regione Calabria. Questa è una sfida essenziale, dipende dal vostro futuro. Ecco perché il voto che voi darete domenica e lunedì è essenziale per riuscire a costruire benessere, sviluppo, prospettiva. Voi avete puntato, ecco, su un giovane sindaco 8 anni fa, su un giovane e ottimo consigliere regionale, perché io lo voglio dire anche qui a Cassano. Bene, Gianluca Gallo nella sua attività amministrativa, e questo sicuramente sarà noto a tutti voi, no? Non è che ha seguito i vincoli della maggioranza. Io lo voglio dire, Gianluca, attestando anche questo tuo impegno per il territorio, perché in tantissime occasioni tu hai avuto la forza e il coraggio di distinguerti sulla sanità,
perché su questi argomenti sei stato in prima linea, di distinguerti sull'aeroporto di Sibari e sulle infrastrutture, prendendo delle posizioni a difesa del territorio. E questo penso che sia una garanzia per tutti voi, perché ci sono tantissimi consiglieri regionali che ricevono tantissimi consensi dalla città, perché questa città ti ha eletto consigliere regionale per il numero dei voti che tu sei riuscito ad ottenere, e tu non ti sei dimenticato di questa città, e questo è un esempio importante, perché potevi anche magari in qualche occasione svenderla, non è stato assolutamente così. Ecco perché c'è una continuità amministrativa, c'è la voglia di impegnarsi. Però in questi due giorni, cari amici, siete voi i protagonisti, siete voi che dovete decidere veramente il futuro di questo comune, che è un comune strategico, sapendo una cosa, che oggi le risorse a disposizione dei comuni sono pochissime, anzi si riducono sempre di più. E allora avere un rapporto diretto con la regione, dove arrivano i fondi comunitari, dove passano tante occasioni di sviluppo, dove ci sono tantissimi progetti che sono pronti, che il comune ha fatto in questi 8 anni e che sono in corso di definizione, tanti finanziamenti che stanno per arrivare, per essere pronti alla concretizzazione, per fare le gare, per fare tutto l'iter amministrativo. Allora continuare su questo percorso e completare tutte queste opere è un'occasione straordinaria per questo comune, che non dovete assolutamente perdere, non dovete assolutamente perdere. E qui si ripropone come candidato a sindaco chi? Il vice sindaco, colui che ha seguito questo percorso con coerenza, con linearità, per continuare questo progetto. Ecco perché è un'occasione straordinaria, storica. Io sono certo che avrete la lucidità e l'intelligenza per scegliere bene. Lo faremo! Perché qui bisogna fare gioco di squadra. Noi l'abbiamo fatto in Consiglio regionale col Presidente Scopellini, Giunta e Consiglio regionale lavora in sinergia, stiamo approvando progetti di legge importanti, abbiamo approvato per 2 anni di seguito il bilancio regionale, che delle volte si approvava magari nel mese di giugno inoltrato, noi entro il 31 dicembre approviamo il bilancio della Regione Calabria, che significa che gli imprenditori si pagano prima, che i comuni si pagano prima, che i cittadini, soprattutto in questa fase di antipolitica, perché è vero che c'è l'antipolitica oggi esistente a livello nazionale, ma ci sono politici e politici. Voi dovete distinguere quelli che lavorano per il territorio e sono sempre presenti sulle condizioni di sviluppo e quindi per dare risposta al territorio, e coloro che invece pensano solo esclusivamente a riscaldare il posto. Ecco perché voi dovete scegliere bene, dovete avere fiducia in questa squadra. Io sono certo che ci sono tutte le condizioni, noi non vi faremo mancare il nostro sostegno e il nostro aiuto. Io sono certo, e chiudo, che l'amico Mimmo Lione diventerà sindaco di questa squadra. Un grande in bocca al lupo per queste ultime ore di campagna elettorale, un ringraziamento.